gentili ascoltatori, buongiorno. Prima di iniziare desideriamo ricordare l'amico carissimo e collega radio telecronista Peppe Viola, deceduto domenica scorsa, e con mestizia ci accingiamo a questo nostro compito. A San Siro a Milan 1, Bologna 0, mentre le squadre stanno tornando in campo in questo momento. Un gol strepitoso di Jordan ha permesso al Milan di chiudere in vantaggio il primo tempo sul Bologna. Jordan ha realizzato al 32esimo da posizione impossibile, quasi a filo della linea di fondo. Ha raccolto un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore, battuto da Pasinato, e ha segnato facendo passare la palla con un tiro ad effetto fra il palo e il portiere, che è il rientrante Zinetti. Prima di questo gol il Milan aveva fallito clamorosamente almeno tre occasioni con lo stesso Jordan e poi con Battistini, il quale sugli sviluppi di un calcio di punizione sparava addosso al portiere Zinetti in uscita. Il primo tempo è stato dominato almeno per tre quarti dal Milan, che presenta una squadra decisamente di categoria superiore. Il Bologna, che cerca di contenere il gioco nella fascia di centrocampo, si è affacciato in area avversaria soltanto in un paio di circostanze, ma con una scarsa pericolosità per il portiere Pioggi, sempre calmo e tranquillo. È un pomeriggio con pioggia e qualche sprazzo di sole, il terreno è leggermente scivoloso, sono presenti 25.000 spettatori circa, c'è un grande mazzo di fiori deposto da Milan e dai giornalisti nel posto che solitamente occupava qui a San Siro il caro collega Peppe Viola. Arbitra l'incontro il signor Pairetto, che ha alzato due volte il cartellino giallo per ammonire Cicona e Tifone. Calci d'angolo, lo 6-3 per il Milan, che ricordiamo conduce per 1-0 su Bologna, mentre la ripresa è appena cominciata. L'Inter, nonostante sia in 10, ha cominciato decisamente più aperto rispetto al primo tempo. Solo per dire che Giordano ha raddoppiato per la Lazio, in particolare a suo posto. Vai su. Scusa Claudio, anche qui a Milano il Milan ha raddoppiato con Jordan della linea a suo posto. Vai pure Luzzi. A San Siro è il decimo minuto della ripresa, 2-0 per il Milan sul Bologna, come ho detto un istante fa nel flash su Ferretti. Ha segnato ancora Jordan e ancora è riuscito a segnare sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Pasinato dal limite dell'area di rigore. Palla in area a parabola, quindi colpo di testa di Jordan, che ha messo la palla in rete e ha segnato così il suo sesto gol nel campionato di Serie B. È in testa nettamente alla classifica dei cannonieri. Poco prima c'era stata un'induzione del Bologna con Pileggi, sul quale era intervenuto in uscita il portiere Pioggi. 2-0 dunque è il risultato, ripeto, per il Milan sul Bologna, un Milan che è in campo con la stessa squadra che domenica ha battuto il Monza. Nel Bologna invece rientra il portiere Zinetti, che fa così il suo debutto in Serie B. Manca Colomba, che è stato sostituito da Pileggi. E ora siamo giunti all'undicesimo minuto della ripresa, 2-0 per il Milan sul Bologna, la linea va all'Olimpico. Vai pure Luzzi. È il 21esimo della ripresa, non ho interrotto Ferretti perché stava per darmi la linea, ma il Milan ha segnato il terzo gol. Lo ha segnato al 20esimo con Cuoghi, che ha ripreso un passaggio di Serena, è entrato in area ed ha battuto il portiere Zinetti con un tiro trasversale praticamente alla base del palo sinistro del portiere bolognese. 3-0 dunque il risultato a favore del Milan su Bologna, e ci sta tutto questo risultato, mentre il Milan sta per battere un calcio di punizione battuto in questo momento, esce il portiere Zinetti e niente di fatto. 3-0 per il Milan sul Bologna, la linea Valolini. La linea Milano. È il 29esimo, piove a San Siro, in campo e sul Bologna, che ora perde per 4-0. Non ho interrotto i colleghi perché il risultato non è che fruttasse in maniera da poter essere rimediato. 4-0 dunque, il quarto gol è stato realizzato da Battistini su passaggio di Jordan, oggi veramente in grande giornata. Jordan ha messo in movimento Battistini, che è entrato in area di rigore, ha battuto Zinetti con un fortissimo tiro. E poco fa c'è stato anche un episodio che poteva fornire il quinto gol al Milan, con Tassotti che ha calciato violentemente dal limite dell'area di rigore e ha colpito il palo. La palla
è andata a finire sul palo e poi è stata messa fuori da un difensore del Bologna. Da segnalare che nel Bologna ci sono state due sostituzioni, sono usciti Cilona e Sella, sostituiti rispettivamente da Sclosa e Macina. Siamo giunti esattamente al 30° minuto della ripresa, 4-0, ripeto il risultato per il Milan sul Bologna, la linea all'Olimpico. La linea Milano. Piove ancora sul Bologna, che ora perde per 5-0. Il quinto gol è stato segnato da Serena su passaggio di Battistini. Vogliamo un po' ricapitolare le marcature anche per i nostri ascoltatori. Molto in breve, per molto favore, Ezio, grazie. Allora, Jordan ha segnato al 32° del primo tempo, Jordan al 9° della ripresa, Cuochi al 20° e poi Battistini al 27° e quindi Serena al 35°. 5-0 per il Milan sul Bologna, la linea all'Olimpico. Milan batte Bologna 5-0 ed è un risultato che si commenta da sé. Il Milan ha nettamente dominato l'incontro in virtù di un gioco e di una migliore intelaiatura tecnica, nettamente superiore nei confronti del Bologna, che ha presentato in porta lo sfortunato Zinetti proprio nella giornata prima di raggiungere il complesso. Il Milan ha segnato il primo gol dopo aver battuto a 32° del primo tempo con squalo Jordan da posizione quasi impossibile. Jordan si ripeteva al 9° della ripresa, sempre sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Basinato. Poi il Milan dilagava, al 20° segnava Cuochi, al 27° Battistini e al 35° Serena, mentre il palo graziava Zinetti su un tiro bomba del terzino Tassotti. Il Milan ha segnato tutti i suoi gol su azione manovrata e irresistibile. Contro un Milan in giornata di grazia, di grande vena, il Bologna, che era privo di Colomba, ha potuto fare per poco. È apparsa squadra decisamente inconsistente e raramente è riuscita ad affacciarsi nell'area avversaria. Da domenica arrivano i rinforzi, Russo e Torone, vedremo il Bologna come saprà reagire. Mentre lo ricordiamo, il Milan vola e va al comando della classifica del campionato di Serie B. Ha arbitrato Pairetto al cospetto di 25.000 spettatori circa. Ripeto il risultato qui a San Siro, Milan batte Bologna 5-0 a Voi Olimpico. Calcio minuto per minuto. Ascoltatori, buongiorno, ci scusiamo per il ritardo, bentrovati tutti, un cordialissimo saluto dallo staff della trasmissione che si accinge a iniziare la sua 23esima stagione. Via allora con i soli punteggi dei primi tempi, linea subito a Genova. Sampdoria 0, Juventus 0, il Pollo sta notevole, mezzo miliardo di incasso, giornata calda e umida, fortunatamente un po' ventilata, arbitro Mattei. Sampdoria in attacco nei primi minuti con l'entusiasmo della folla sampdoriana, mentre al quarto quella juventina esulta per una bella discesa di Platini che scambia con Boniek prima di concludere sui piedi di Stazioni da posizione angolatissima. Sampdoria 0, Juventus 0 a Tecciotti. Prendiamo la linea del Tecciotti, vi confermiamo il parziale, l'Inter è andata a riposo in vantaggio per 2-1, questa è la successione della reti, al 19° Altobelli, al 25° Müller, al 35° Valpati, a Verona Spalti esauriti, caldo però c'è terreno perfettamente agibile, dirige Longhi, Inter 2, Verona 1 a Tefaglianese. Ricordo da Cagliari il parziale, Cagliari 0, Roma 1, gol di Pancini dopo 9 minuti di gioco, primo tempo tutto sommato modesto, alla Roma è bastato poco per passare il vantaggio, poco anche ha dovuto spendere per controllare la situazione, e questo dice anche del Cagliari. Intanto le squadre stanno ritornando in campo per il secondo tempo a Tetire. Fiorentina 3, Catanzaro 0, linea... Pochi secondi, pochissimi secondi dallo studio, a Torino, Torino 2, Avellino 0. I primi tempi delle altre partite sono terminati sullo 0-0, linea Enrico Ameri. Stadio Ferrari di Genova, sono le 17.05, secondo tempo di Sampdoria Juventus, è il quarto minuto di gioco. 9 minuti e mezzo di gioco nel corso della ripresa della Roma. A Firenze si gioca soltanto da 5 minuti del secondo tempo, è variato il risultato. Allora al 22° il Cagliari ha accorciato la distanza con Piras, ottimo colpo di testa su un calcio di posizione diretto della linea. D'accordo, al termine di questa attenzione, attenzione, lì è Genova, dal ruolo della palla avrete capito che la Sampdoria è passata in vantaggio, il tiro è stato effettuato da Bullo, da Ferroni, che ha colpito
il pallone con tanta precisione da mandarlo sulla destra della rete difesa da Zoff, battendolo sul settore di destra. Mano il tuffo del portiere della Nazionale. Bene, a pochi minuti dal termine, Ascoli 0, Genoa 0, Cesena 0, Pisa 0, Torino 3, Avellino 0 e Ricameri sino al termine. Un attimo solo, devo soltanto dire che la Roma è passata di nuovo in vantaggio con Iorio, dunque conduce 3-1 sul Cagliari a Ciamera. Il tecnico della squadra sandoriana, Olivieri, Entieri, al limite del campo ed è pronto a entrare ad abbracciare sicuramente i suoi uomini che gli hanno fornito oggi questa bella prestazione. Senza di tutto voglio ordinare da Cagliari in Roma. E anche qui è finita, la Sampdoria ha battuto la Juventus per una rete a 0. Esordio della Sampdoria in Serie A, battuta la Juventus, assomiglia largamente a Berzot dopo la partita con Brasilia a Barcellona. Il risultato finale, l'Inter ha battuto attualmente con 0-1 per 2-1, pensiamo che il commento Roberto sia da fare dopo. Sì, d'accordo, Sandro. La Fiorentina ha battuto il Catanzaro per 4-0. Scusa, Foglianesi, mi inserisco anch'io. No, vai Firenze. Il Catanzaro è una buona squadra, solo che ha trovato una grossa Fiorentina oggi. Una grossa Fiorentina di Sisti. Confermo, sì. La classifica della Serie A, Fiorentina, Torino, Roma, Inter e Sampdoria 2 punti. Rocksteady can't break my world. Nobody's gonna ever think twice. Rocksteady can't make that change. Nobody's gonna ever be a bitch. Yeah. This time moves slipping fast. Love just moves.